schermo. Si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono tre: Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Stifano. Poi ci sono due civili dei quali non siamo in grado di darvi il nome. Ma che vuole filmare? Golpi mutilati! Golpi mutilati vuole filmare! 7 maggio 1993, Firenze. A luna di notte, un furgoncino rubato esplode distruggendo la Torre dei Pulci in via dei Georgofili, a un passo dalla Galleria degli Uffizi. 5 morti e 35 feriti. Cercano di pentire accusando gli altri innocentemente. Signor Presidente, qua che io da avvocato non ho frequentato nessuna criminale che cosa conosce e quindi non conosco. 27 luglio 1993, Milano. Alle 23 esplode un'auto in via Palestro davanti al PAC, il padiglione d'arte contemporanea, che viene completamente sventrato dall'esplosione. 5 morti. Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Giuseppe Di Matteo, 12 anni, di Alto Fonte, ucciso perché colpevole di essere il figlio di un pentito. E così il piccolo Di Matteo è stato rapito, segregato per mesi, poi strangolato e sciolto nell'acido. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Se avete il coraggio di cambiare. Loro non vogliono cambiare. Aprite gli occhi, scegliete la vostra storia. Aprite gli occhi e scegliete la vostra storia. Aprite gli occhi, 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 scegliete la vostra storia.